iniziare con la ricetta voglio fare un appunto e darti un consiglio. Io ho usato due tortiere del diametro di 22-24 cm ed ho ottenuto due dischi sottili. Quindi usa direttamente una sola tortiera e dividi poi la torta in due parti. In questo modo dimezzerai i tempi ed otterrai una torta molto più morbida. Adesso vediamo gli ingredienti che ci occorrono per la base. 6 uova a temperatura ambiente, 300 ml di latte, 150 g di zucchero di canna, 160 g di burro sciolto, 300 g di farina, 75 g di cacao amaro. Bustina e mezzo di lievito per dolci. Mi raccomando, metti l'intero impasto, come ho già detto, in una sola tortiera e cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per mezz'ora. Vale sempre comunque la prova a stecchino. Per la crema invece ci servono 750 g di mascarpone, 200 g di panna da montare, 2 bicchierini di caffè ristretto e 3 cucchiai di zucchero a velo. Ora praticamente per non farlo smontare incorpora dal basso verso l'alto. Ecco meglio albume. Ma fa l'hai messa? Sì. Ora la mamma lo assaggia perché sì. Quella panna contiene anche zucchero. È vero, che già l'ho assaggiata normalmente, già ha zucchero. E che ci deve fare la pasticceria? No. Vabbè, che fa questo dripping pure bello. Ci fa un dripping? Dripping è questa qua, la colata. Di qua era una... Bella sta colata invece, scusami, eh. Ma a me è venuta... Non è fatta apposta, ma viene meglio anche, scusami. Viene bello. Ok, ora poi ripuliamo il piatto e ora faccio la decorazione. Riccioli, sei così, riccioletti? Non ho tanto attaccati, no, distaccati, che c'entra? Sì, ma non ci metto qua, mi giuro. Forse. Attenzione. Sì, ma non parla di Era veramente buona, la crema al mascarpone ben si sposa con la torta al cacao e con la grassa al cioccolato. Io e la mia famiglia abbiamo trascorso una splendida serata e spero ti abbia fatto piacere averne fatto in qualche modo parte attraverso il video. Ti ricordo inoltre che prima di questa ricetta trovi la live in cui ho festeggiato anche con voi in allegria il mio 30° compleanno. Grazie a te che mi segui sempre con tanto affetto e alla mia famiglia per amarmi così tanto. Questa ricetta è dedicata a tutti voi.